Buongiorno a tutti, siamo in compagnia del professor Battino, coordinatore di diversi master dell'Università Politecnica delle Marche. Volevo chiederle innanzitutto che cos'è la FUNIBER? Buongiorno a lei. Dunque, FUNIBER è un acronimo per Fondazione Universitaria Iberoamericana, è una fondazione con sede a Barcellona con cui l'Università Politecnica delle Marche ha un accordo di collaborazione ormai da 7 anni che si svilupperà anche fino al 2020. E con questa fondazione, che è esperta nella formazione a distanza, l'Università Politecnica delle Marche dal 2005 ha cominciato a offrire delle offerte formative in modalità completamente online per quanto riguarda la preparazione del personale sanitario, con particolare riferimento alla nutrizione. Ecco, lei in particolare è coordinatore di 4 master, vogliamo un attimino descriverli? Allora, ci sono 2 master, sono 3 nell'area della nutrizione, 2 di primo livello, 1 in nutrizione dietetica applicata, 1 in alimentazione dietetica vegetariana, questi sono di primo livello, e poi 1 di secondo livello in nutrizione e dietetica. E infine vi è un master che esce dall'ambito della nutrizione, ma che è estremamente interessante, sulla bioetica per le sperimentazioni cliniche e i comitati etici. Per quanto riguarda un po' ricordare a chi ci dovesse ascoltare, la differenza fra primo e secondo livello. Il primo livello è indirizzato, secondo il decreto ministeriale 509 del 99, ai laureati di primo livello, quindi laureati triennali, mentre quello di secondo livello è di esclusiva pertinenza dei laureati specialistici o magistrali, quindi 3 più 2 oppure laurea a ciclo unico come medicina, farmacia, eccetera. Certo. Come mai avete puntato su questa offerta formativa online? Beh, guardi, il tutto è nato da questa collaborazione, dicevamo, con FUNIBER e quindi questa fondazione si è dedicata nel corso del tempo a varie modalità di formazione a distanza, soprattutto nell'ambito post laurea, con una mission ben chiara, a quei tempi dedicata soprattutto all'ambiente iberoamericano, e cioè che nessuno per le proprie scarse possibilità economiche, per difficoltà nella localizzazione geografica, a nessuno possa venire preclusa la formazione continua durante quello che oggigiorno viene chiamata le 3L, Long Life Learning. E quindi hanno sviluppato delle metodologie didattiche pedagogiche molto interessanti, vincenti, che si sono affermate prima in Spagna, poi in tutto il continente americano. In questo momento FUNIBER è presente in tutto il continente americano, salvo il Canada, tutti gli altri paesi è presente. Poi è stato importato appunto in Italia e recentemente anche in Africa, in alcuni paesi di lingua portoghese come Capo Verde, Angola e Mozambico. E fra le varie modalità a distanza, certamente quella attuale è quella online, che permette al candidato di gestire in proprio i tempi, i modi, i ritmi della propria preparazione senza dover dipendere dai tempi e dei ritmi del docente o dell'organizzazione, e quindi mettere in primo piano le proprie esigenze lavorative. Si spera, la maggior parte dei nostri iscritti hanno la fortuna di avere già un posto di lavoro o vorrebbero migliorare o vorrebbero mantenerlo, e molti di loro ovviamente hanno famiglia, quindi non sempre queste 2 priorità vanno poi d'accordo con la formazione continua. Certo, ma quali sono poi gli sbocchi occupazionali degli allievi dei vostri master? Sbocchi occupazionali per quanto riguarda le nostre offerte formative sono quelli previsti dalla legislazione vigente, perché nessun master secondo la legislazione vigente permette all'iscritto di accedere a qualche professione che non sia già prevista dal proprio titolo di studio, e cioè dalla propria laurea. Infatti è la laurea che abilita a una professione specifica. Nel caso che ci interessa particolarmente, cioè quella del nutrizionista, le lauree che abilitano direttamente all'attività di nutrizionista sono la laurea in medicina e con le debite differenze la laurea in scienze biologiche, per cui
è la laurea, come dicevo, che permette l'abilitazione. Il master invece permette l'approfondimento di determinate tematiche per permettere al professionista già abilitato di poter svolgere appieno e con piena coscienza la propria attività. A questo si aggiunge anche la possibilità per altre persone che non sono in possesso di queste lauree che permettono l'abilitazione a questo tipo di attività, di poter approfondire delle tematiche che possono essere estremamente importanti per la loro attività. Faccio due esempi molto diversi fra di loro. Quello del tecnologo alimentare, a cui viene chiesto da parte di determinate industrie di presentare dei nuovi prodotti alimentari da mettere in commercio. Ebbene, questo certamente non farà e non deve assolutamente fare il nutrizionista, però è necessario che abbia delle conoscenze molto approfondite per poter capire quali sono le esigenze che vengono chieste dal mercato e le richieste del consumatore per quanto riguarda la salute. Quindi concepire, per esempio, dei prodotti alimentari che vengano incontro a queste necessità. D'altra parte, un altro professionista in ambito sanitario estremamente coinvolto nella salute del cittadino è per esempio il farmacista. Teniamo conto che oggigiorno oltre il 40, talvolta il 50% degli introiti economici della farmacia riguardano specialità non medicinali. E vi sono fra queste moltissime specialità di tipo alimentare e dietetico. È opportuno che il farmacista sia in grado di spiegare che cosa c'è all'interno di questi prodotti, a cosa servono questi prodotti e quindi poter rispondere a domande che eventualmente gli vengano poste da parte del consumatore. Certo. La ringrazio, professor Battino, è stato molto chiaro e descrittivo. Grazie mille. Grazie a lei. Arrivederci.